Ciao, bella a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video. Come al solito, io sono Gabri. Io Birillo. Oggi andremo a farvi vedere la nostra nuova box. Vai. Wow, eccola qua, Luxotic BF Mod. Una bella boxetta per iniziare a swappare con uno swappo di BF. Un kit completo col suo atomizzatorino. Il topigno. Ora andiamo a farvi vedere da vicino tutte le sue parti, come è composta la box e l'atomizzatorino. Eccola qua la box Luxotic BF Mod, una bella boxetta con il suo packaging bello, dietro ha tutte le informazioni, cosa contiene al suo interno, tutti dove è stata fatta, e poi c'ha lo scratch and check di originalità. Ora la andiamo a aprire e fare vedere da vicino. Allora, ha la sua custodia in plastica, si apre tipo scrigno così e tiri fuori la boxetta che ha l'atomizzatore Tobigno, che dopo andremo a fare vedere da solo. Ha una boccetta soft circuitata, arriva a 100 watt con la batteria, l'aceto per estrarre la batteria, un bello sportellino con la calamita che va sia sulle batterie che su dove c'è il circuito. Praticamente si attacca anche abbastanza bene. Sotto ha uno sportellino con magnete e la boccetta tipo pico che viene giù con il tappino che va a serrare la boccetta, in modo che quando squonchi va direttamente dentro la box, dentro l'atomizzatore. Ora andiamo a farvi vedere cosa ha al suo interno il pacchetto. Tirando via la gomma, ha un pad di cotone, il foglietto illustrativo che spiega sia l'atomizzatore che la box con i vari range di come si può caricare tutto, un biglietto con scritto la batteria, questa della box, e poi ha una scatoletta con una chiavetta, degli o-ring, il pin sia BF che quello fisso, dei grani per intercambiabili, il riduttore per il drip tip e due resistenze nickel cromo 80, che noi non andremo a provare perché a me non mi piacciono tanto queste resistenze un pochino complicate così su una boxetta da una batteria, non è che mi piacciono tanto. Allora, ora andiamo a chiudere, se si chiude la scatolina, a mettere e andiamo a fare vedere com'è l'atomizzatorino. Allora, atomizzatorino piccolino, tipo un Wesp Nano, un po' più corto, con l'anello estetico nero intorno, e noi abbiamo fatto già una resistenza e messo il cotone che ora andremo a bagnare. Ho fatto una resistenza con nickel cromo. Ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spire su punta da 2,5. Ora andremo a bagnare con un liquidino e a tirare qualche conclusione con il DQ e a tirare qualche conclusione su questa boxetta della J-Bo, bella, dietro ha una bella scritta Wismec in ferro, alluminio, non so cos'è, bella solida, leggera, il suo tastino carino. Ora andiamo a fare una prova e a tirare qualche conclusione su questa boxetta kit completo della Wismec Luxotic, fra poco. Eccoci arrivati alle conclusioni finali. Ricordiamo che questa boxettina l'abbiamo presa da Svapo Caffè. Ricordiamo, Marina di Carrara, Molicciara e La Spezia, andate a trovare il grande Cri che ci dà sempre dei consigli su che boxetta prendere. Lo ringraziamo molto. Ora andiamo a fare la prova di svapo e a tirare qualche conclusione su questa boxetta BF, molto leggera, economica, a un buon prezzo. Va bene per chi vuole iniziare in BF così, secondo me molto meglio di altre box.
che abbiamo provato fino ad ora, c'è una bella potenza, c'è il tiro, sì, spinge bene, 5 click per accendere, 5 click per spengere, c'è un bel tastino in alluminio, non so che materiale è, si presenta bene, la boxetta, bella leggerina, comoda, piccolina. Anche il tobigno, un po' da sì. Flower così, è un po' un problema a rigenerarlo, devi fare una resistenza che non ti spricchia, è tipo l'USP 9, perché è un po' piccolino. È piccolino, molto, è molto bassa la basetta e quindi se fai una resistenza un po' spinta ti spricchia, fa come il Vesp. Se ci dai il tiro un po' più forte, che uno è abituato a dare dei tiri un po' prepotenti, rischi che ti sale qualche goccina di più. Però secondo me facendo una resistenza un pochino più grossa, magari spricchia di meno e va tutto bene. Un bel kit, lo consigliamo, il nostro voto 9. Una bella boxetta. Sì, se lo merita. Perché poi arriva anche a 100 watt. Sì. Meglio di così, una boxetta squawk che ci puoi mettere anche altri atomizzatori sopra, come vuoi te, sia per il tiro da guancia che da cloud, e sia questi qua per sentire un po' gli aromi. Allora, da Taverna dello Swap è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ricordatevi che abbiamo la pagina su Instagram e su Facebook, veniteci a seguire. E ricordatevi che chi non swappa in compagnia o è il ladro o è la spia.